e di segnalare alcune carenze. Alcune carenze sia in vista di ulteriori e di eventuali integrazioni allo studio presentato, sia in fase di completamento e azioni da portarsi in fase di completamento del progetto all'interno del procedimento autorizzativo di approvazione che è stato spiegato prima, quindi all'interno dello sportello unico regionale, insomma la componente dei servizi, di fatto responsabile del provvedimento autorizzativo. Cioè, quindi in qualche modo il parere della Regione rinvia una serie di questioni che ritiene in qualche modo carenti nella fase iniziale ad una fase successiva o ad un'integrazione dello studio di impatto. In particolare, ultimamente avete visto l'opera di rimodellamento della montagna per quanto riguarda l'ex cava, diciamo, adesso si è fatto in modo che il progetto definitivo venga presentato all'interno della conferenza dei servizi. Diciamo che sono cose. La cosa più importante, a mio parere, è che nel riferire queste cose a molte questioni, una questione, per quanto riguarda la sistemazione del regime, è di particolare importanza la richiesta di uno studio ecologico e programma di valutazione degli effetti dell'opera. E in qualche modo, ripeto le parole precise, di segnalare, cioè dell'ITA, di segnalare le carenze sopra evidenziate al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del mare, anche in vista di eventuali integrazioni sul progettato, nonché tenuto conto che il progetto dovrà essere comunque completato in sede di sportello unico. Tra le cose carenti, quello di cui viene insistita particolarmente è uno studio ecologico e programma di valutazione degli effetti dell'opera, da revisione in relazione alla predisposizione del piano di monitoraggio degli impatti, cioè nel senso che questo studio dovrebbe poi essere servire a quali cose vanno misurate per verificare se effettivamente il comportamento è quello previsto, in particolare sull'assetto ecologico e sullo stato di qualità del corpo idrico rappresentato dal lago di Carazzo. Poi il risultato è elaborato che dovrà anche valutare le misure di compensazione del danno ambientale prodotto al fine di limitare gli effetti sulla popolazione idrica sensibile, questo fa riferimento a una specifica richiesta dell'ente della Pesa. Allora, a mio parere qui c'è l'elemento forse più contraddittorio di tutta la vicenda, nel senso che viene richiesta una specificazione, una ulteriore evidenziazione di alcuni aspetti che vengono considerati carenti per quanto riguarda gli aspetti, ecologici delle condizioni del lago, e si ritiene a questo punto che questo sia non discriminante nei confronti del parere della valutazione di impatto ambientale. Questa è la posizione di Lega Ambiente, siamo molto chiari. La posizione di Lega Ambiente ritiene che questa considerazione della Regione deve portare ad una valutazione, ad una integrazione evidentemente di studi e di verifiche rispetto a quelle che sono state presentate dalla società all'interno della procedura di via e non in una fase successiva in cui comunque la procedura di via ha eventualmente ottenuto un parere positivo. Ecco, non è una questione di lana caprina, ma è evidente che nel momento in cui c'è un procedimento di via con un parere positivo, sia pure con una serie di prescrizioni, è evidente che poi il procedimento autorizzativo difficilmente può concludersi con un atto di negazione, anche se dal punto di vista teorico potrebbe anche avvenire. E questo, a mio parere, rappresenta l'aspetto, fondamentale relativo alla fase autorizzativa. Allora, cosa vuol dire questo, a mio parere? Vuol dire che tutta la vicenda ha avuto una storia in cui forse è mancato una organizzazione di un dibattito, di un confronto tra posizioni legittime e forse anche giuste. Io in questo momento non sono in grado di dare una valutazione tecnico-scientifica delle affermazioni dello studio di squadra militare di Power, però vi faccio alcune considerazioni.